In regione e anche sul territorio della città metropolitana ci sono nuove ordinanze, nuove restrizioni su cosa adesso si concentra l'attenzione. Le azioni di controllo principalmente si svolgono sulla necessità di evitare gli assembramenti. Però vorrei dire una cosa, questa è un'attività che chiama in causa sicuramente l'incessante lavoro delle istituzioni, ma chiama in ballo la responsabilità di tutti quanti noi, il rispetto dell'altro. Qual è il bilancio dei controlli sull'applicazione delle norme antiassembramento? Le forze dell'ordine e la polizia locale hanno svolto un lavoro capillare controllando oltre 20.000 persone e sanzionando quasi 500 persone. La stragrande maggioranza delle aziende rispetta i protocolli anti-Covid, tant'è che su oltre 2.000 controlli svolti, sono state rilevate circa 21 irregolarità. Su quali ipotesi di eventuali nuove restrizioni, di eventuali nuove misure lavorano i comitati preposti? È tutto in divenire. Cominciamo col rispettare bene le regole.